Il Cristo risorto ha dato a Giovanni l'incarico di scrivere alle sette chiese che si trovano nella provincia di Asia. Sono le comunità cristiane che vivevano nell'ambiente guidato e animato da Giovanni. In un momento di difficoltà, di scontri con le autorità romane, con la cultura greca, con la struttura religiosa ebraica, Giovanni consola e incoraggia i cristiani. L'Apocalisse, abbiamo detto, è un'opera di consolazione e di incoraggiamento, un'opera che invita alla resistenza. Perché? Oltre ai vari problemi che esistevano con esterni, romani, greci, ebrei, i problemi più seri erano all'interno della comunità cristiana ed erano causati dagli scontri fra diverse mentalità che i gruppi cristiani stavano sviluppando. Per essere eh, semplice e sintetico posso parlare di due differenti mentalità. Da una parte c'erano quelli più concilianti, un po' lassisti, che erano intenzionati ad andare dietro alla mentalità e alle abitudini del tempo e della società. All'opposto c'erano quelli più rigidi, con l'intenzione di resistere alle mentalità correnti e di conservare una forte coerenza al messaggio cristiano. Il problema era dovuto al fatto che nella società antica greco-romana tutta la struttura della vita era caratterizzata dal religioso. Non erano società laiche, ma fortemente religiose. Secondo la religiosità, pagana del mondo greco-romano. Ogni mestiere, ad esempio, era strettamente legato ad una divinità. Quelli che per noi oggi sono gli albo dei professionisti o le categorie sindacali, nell'antichità erano confraternite corporazioni religiose. Per poter fare il medico, l'avvocato, ma anche il panettiere o il contadino, bisognava appartenere a queste confraternite, partecipare ai culti, alle feste, mangiare le carni immolate agli idoli, prendere parte agli atti di adorazione delle varie divinità. Se un cristiano per coerenza rifiutava questi gesti, veniva tagliato fuori dal tessuto sociale. Ecco perché alcuni dicevano dobbiamo adattarci. Se queste divinità non esistono, io posso tranquillamente partecipare al culto della dea Artemide, offrire i sacrifici, mangiare le carni immonde, io non le considero tale, nessun problema. Perché devo rovinarmi la vita per non fare queste cose? Dall'altra parte c'era una interpretazione più seria e coerente e Giovanni appartiene a questa linea che sostiene la necessità della resistenza coraggiosa di fronte a queste strutture sociali corrotte, per cui un cristiano non partecipa a quei culti, non partecipa a quei banchetti, non mangia quelle carni immolate agli idoli e se gli costa professionalmente, pazienza, accetta anche quel danno. Giovanni teorizza la via del martirio, cioè della testimonianza. Martire significa testimone. Nel linguaggio greco, martire è semplicemente il testimone, non è necessario che muoia. Ed è proprio attraverso la teologia giovannea che il concetto di testimone viene collegato al versamento del sangue, testimone fino a perdere la vita, disposto a seguire in modo coerente il Cristo fino al punto di rimetterci tutto. Giovanni critica fortemente l'atteggiamento l'assista e sostiene con tutte le sue forze un atteggiamento rigido, coraggioso, coerente, fino alla morte. Nei sette messaggi che il Cristo risorto gli detta, si vedono queste varie sfumature e si leggono le raccomandazioni che il Signore affida al suo profeta perché le trasmetta alla Chiesa in modo tale da rivedere la propria posizione. Abbiamo detto che l'Apocalisse si presenta come una specie di liturgia cristiana, addirittura potremmo dire una celebrazione eucaristica. Come in ogni celebrazione eucaristica, all'inizio c'è il riconoscimento dei peccati e l'invocazione del perdono, così l'Apocalisse si apre con un esame di coscienza, con una revisione di vita. Il Cristo risorto legge la vita alle varie chiese nel senso che mette in evidenza quello che sono, i pregi che hanno, ma anche i difetti, gli sbagli concreti. La revisione di vita porta al riconoscimento dei propri peccati, in modo tale da rendere le chiese capaci di vedere oltre. La formula liturgica che adoperiamo all'inizio della Messa potrebbe essere tranquillamente applicata a questo contesto. Per celebrare i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Le lettere alle sette chiese sono un invito a riconoscere i propri peccati per essere in grado di contemplare i santi misteri che verranno descritti nel seguito dell'Apocalisse. Dunque, i capitoli 2 e 3 contengono sette messaggi mandati a sette comunità cristiane che abitano in sette città diverse. La prima è Efeso, poi Salendo verso nord si arriva a Smirne e quindi a Pergamo. Poi, puntando verso l'interno e compiendo un cerchio che ritorna fino a Efeso, si incontrano le città di Tiatira, di Sardi, Filadelfia e Laodicea. Sette chiese di cui restano ancora i segni archeologici, in alcuni casi notevoli, in altri povere cose in mezzo alla campagna. Sono città vivaci, con una storia, con una situazione particolare alla fine del primo secolo d.C., che Giovanni conosce bene e a ciascuna di esse rivolge un messaggio. Però tutte e sette questi messaggi sono strutturati nello stesso modo. Non si tratta di autentiche lettere che furono davvero mandate da Giovanni alle comunità. Si tratta piuttosto di un artificio letterario, in cui con sette lettere simili, parallele l'una all'altra, si ritorna sullo stesso tema per insistere nell'esortazione alle varie comunità, con sfumature diverse, per convertirsi e resistere. Leggiamo la prima e l'ultima tanto per avere il riferimento concreto. La prima è alla capitale, la città principale dove Giovanni viveva. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Primo elemento, l'indirizzo. La lettera viene mandata all'angelo della chiesa, in qualche modo alla realtà trascendente della Chiesa, non concretamente alle persone, ma a ciò che rappresenta nel progetto di Dio. Secondo elemento, la tipica formula del profeta, così parla. E ritornano nelle sette missive alcune caratteristiche che erano state adoperate per descrivere il Cristo risorto nel primo capitolo. Ad esempio, in questo caso si dice, così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Cioè, regge le potenze cosmiche ed è il centro della vita ecclesiale. Terzo elemento. Conosco le tue opere. Il Cristo risorto sa bene la situazione di ogni comunità e fa la diagnosi della situazione ecclesiale. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Li hai messi alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Questo è l'aspetto positivo, ma c'è anche un risvolto negativo. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Notiamo come in questa diagnosi della situazione l'attenzione è rivolta soprattutto alla costanza, alla capacità di distinguere i bugiardi. Sono quelli che insegnano le dottrine l'assiste. All'interno della comunità cristiana ci sono dei cattivi e dei bugiardi. E possono essere anche dei maestri di errore. Giovanni insiste proprio mettendo in evidenza la necessaria distinzione. L'aspetto negativo è che la comunità ha perso amore, ha perso entusiasmo. Quarto elemento, l'esortazione. Alla diagnosi fa seguito la terapia. Avendo visto come stanno le cose, bisogna provvedere, si interviene e si cura. Ecco i consigli rivolti alla comunità di Efeso. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia, hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. I Nicolaiti erano quei predicatori cristiani lassisti che teorizzavano il compromesso tranquillo con la mentalità sociale e religiosa del mondo greco-romano. Giovanni è in aperta polemica contro i Nicolaiti e insegna che il Cristo risorto non può soffrire nemmeno lui, i Nicolaiti. Qual è la terapia dunque? La conversione. Ravvediti. Cambia mentalità. Ricorda, fai esercizio di memoria da dove sei caduto, non hai più l'amore di prima. Dietro a queste lettere si possono anche vedere dei riferimenti simbolici all'Antico Testamento. Allora, so, nelle sette lettere ci può essere una progressione che sintetizza la storia della salvezza. In questa prima lettera a Efeso possiamo riconoscere il riferimento iniziale ad Adamo, che non ha più l'amore di prima, che è caduto. Ricorda da dove sei caduto e ritorna alla santità della prima origine. Quinto elemento, una formula che si ripete sempre uguale in tutte le lettere. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È il Cristo risorto che parla. Ma è lo Spirito che dice alle chiese qualcosa. Giovanni, profeta, portatore dello Spirito, dice quello che il Cristo risorto gli ha rivelato. Cristo ha mandato il suo Spirito perché faccia capire al profeta cristiano il senso della storia momento per momento. Ultimo elemento. La promessa al vincitore. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Il riferimento all'origine di Adamo viene ripresa nel finale. C'è una promessa che riguarda la fine, il compimento escatologico. Quello che all'inizio è stato tolto viene promesso per la fine. Il vincitore, colui che nella gara resiste e arriva alla vittoria, avrà l'accesso all'albero della vita che è nel paradiso, proprio quello da cui è stato allontanato l'uomo caduto che ha perso l'amore di prima. In ognuna delle altre lettere questi elementi si ripetono uguali, con variazioni di tono e di modo, facendo riferimento alle condizioni precise delle varie comunità, fino ad arrivare all'ultima, la settima, la Odicea, la lettera più dura che nasconde un riferimento contemporaneo. Se la prima faceva riferimento alla caduta di Adamo e la seconda alla liberazione dall'Egitto, la terza all'esodo e al cammino nel deserto, e poi così via, la situazione dei profeti contro la monarchia corrotta, il dramma dell'esilio, il ritorno dall'esilio e la ricostruzione. La settima lettera parla del giudaismo contemporaneo, della situazione precisa di quel momento. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. È una frase tremenda sulla bocca di Cristo. È l'annuncio di una condizione di mediocrità. La comunità è talmente tiepida che dà la nausea al Cristo. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. La situazione è drammaticamente mediocre. La terapia è riconoscere il proprio limite e dipendere dal Cristo, l'unico che può veramente arricchire. Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo. È una dichiarazione d'amore del Cristo che vuole educare, formare la Chiesa, la rimprovera anche proprio perché l'ama. Ecco. Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Così termina questa prima parte dell'Apocalisse. Il Cristo risorto vuole cenare con te. Bussa alla tua porta. Se gli apri, se ascolti la sua voce e gli apri, Potete sedervi a cena insieme. Riconosciamo facilmente il riferimento alla celebrazione eucaristica. Il Cristo vuole sedere a mensa con te. Ascolta la sua voce, aprigli la porta, accoglilo. Avendo riconosciuto i peccati, la Chiesa si purifica per celebrare i santi misteri. È quello che presenterà Giovanni a partire dal capitolo 4.